da una parte all'altra, perché voi lo sapete, noi amiamo risvegliarvi con le musiche qui al caffè di Rai 1. C'è sempre tanta musica, oggi c'è una musica che possiamo dire, anzi lo diciamo, musica da brividi, perché abbiamo il privilegio di ascoltare un grande maestro, il maestro delle colonne sonore dei film di Dario Argento, per voi, per noi, Claudio Simonetti. Sei famosissimo anche all'estero. Beh, noi lavoro parecchio all'estero. Sì, vero? Sì, sì, sì. Per fortuna anche. Certo. Sì, sì, sì. Certo. Senti, ci presenti gli altri tuoi? Allora, tutto tatuato? Allora, lui tutto tatuato è un tuo quasi omonimo, perché si chiama... Tittatani, e quindi vedi? Tittatani. In realtà è il fratello. No, sì, e invece lui è basso e chitarra, Bruno Previtali, ecco. E quindi sì, esatto. E sono sempre con te? Ormai sono con questa formazione, sono 20 anni che sono insieme. Sì, sì, sì. L'ho conosciuti allora, che erano bambini e sono rimasti. Senti, abbiamo sentito un medley di colonne sonore di Dario Argento. Tu sì. hai fatto tantissime colonne sonore fondamentali. Beh, con Dario ho fatto Dario, 14 film. 14 film, ecco. Allora, questo Claudio Simonetti, ragazzo d'Argento, una vita con i Goblin, la musica, il cinema, è la tua autobiografia. Sì, l'ho scritta insieme a Giovanni Rossi. Giovanni Rossi, con la Tsunami Edizioni, che si sono stati molto carini, che hanno voluto fare una mia biografia. Allora, e quindi, non sapete, qui racconto tanto ci sono tutto. Le foto di Enrico Simonetti, esatto. la mamma, e poi c'è la foto di lui piccolo. È cominciato molto presto, non so, forse un anno. Al pianoforte, sì. Quindi hai iniziato subito tu con il pianoforte? Sì, beh, in realtà io ho cominciato a studiare il pianoforte, avevo 8 anni, sì, quindi un po' dopo. Lì era, non ero appoggiato, non sapevo neanche cosa fosse. No, credo. Sì, sì. Senti, i Goblin? E Goblin, qua io racconto tutta la mia storia, da quando sono nato in Brasile con mio padre e tutto quanto, fino ad arrivare poi alla formazione dei Goblin, il post-Goblin con vari periodi, appunto quelli anche della discoteca e tutto. E quindi ci sono, diciamo, 4 decenni di racconto, non solo di vita personale, sì. Ma anche del periodo storico che abbiamo vissuto, di com'era la musica allora, di come, certo, si vivevano tutti i concerti che si facevano. Bellissimo. Senti, l'ultima cosa, progetti adesso? Progetti adesso siamo, a parte noi facciamo molte tournée in tutto il mondo, adesso andremo in Giappone, siamo stati in Australia, Giappone, Io sono stata in Giappone, è un paese meraviglioso. Noi ci andiamo tutti gli anni, quindi io adoro.
Infatti, e quindi fortunatamente insomma, facciamo anche molte date in Italia e quindi lavoriamo e poi stiamo facendo un album nuovo che uscirà. E noi li vogliamo qui di nuovo, sempre, spero Andrea, qui di nuovo, grazie. Grazie a Claudio Simonetti, grazie a mio fratello, ciao. Dite ciao a tutti. E adesso Guido. Sì, c'è un film oggi nella nostra trasmissione che...